Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi mostrerò un'applicazione interessante, si tratta di SuperVideo, ovvero un'applicazione che serve appunto per guardare video, ma che integra una funzionalità decisamente interessante, ovvero la funzionalità di pop-up video. In pratica, che cos'è? È quella funzionalità che ci permette di visualizzare in finestra un filmato mentre facciamo altro. In pratica la stessa funzionalità che abbiamo visto su Galaxy S3, che ha stupito un po' tutti. In realtà è una funzionalità già presente in alcune applicazioni come SuperVideo. Vediamo appunto questa applicazione, vedete come possiamo vedere tutti i filmati presenti su smartphone, ma possiamo anche associare, diciamo, dei link, quindi vedere video eventualmente in streaming. Scegliamo ad esempio un video che abbiamo che vogliamo vedere, ad esempio questo. Vediamo come appunto abbiamo questa finestra che si sovrappone al browser web, quindi possiamo sia navigare sia guardare il video in tutta comodità, vedete? Possiamo spostarla dove praticamente vogliamo e il tutto è molto fluido, anche vedete navigare sul web è abbastanza fluido, anzi è fluidissimo, di fatto non risente assolutamente del video in esecuzione. Vedete? Inoltre all'interno di questa piccola finestra possiamo sia decidere il formato, sia aumentare il volume, sia aumentare o diminuire la luminosità indipendentemente dalla luminosità del restante dello schermo. Inoltre possiamo anche, vediamo se ce la faccio, dimensionare proprio la finestra, quindi decidere quanto deve essere grande. Vediamo un po' se ce la faccio, è un pochino antipatico il modo in cui si dimensiona. Vediamo, ecco, vedete, come noi possiamo benissimo aumentare o diminuire il video. Vedete come il tutto è molto fluido, vedete anche navigare sul web, possiamo fare pinch zoom anche con contenuti in flash, non risente dell'esecuzione del video, quindi molto molto interessante. Funzionalità che però, essere sinceri, non è proprio utilissima, nel senso che almeno io penso che non sia utile su smartphone, però ecco, se avete già un tablet, quindi magari uno schermo grande da 10 pollici, le cose potrebbero essere un pochino diverse, quindi potrebbe essere una funzionalità molto carina ed utile. E con questo è tutto, alla prossima da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!